Bentornati al programma La Panchina. Siamo ormai alla quinta puntata con Martina e Tommaso. Il nostro piccolo slogan, se ne sta nei parchi, nelle piazze e agli angoli delle strade. È colorata di rosso, giallo o verde. È il posto dove ci si trova a leggere il giornale, discutere con il vicino oppure semplicemente a riposarsi. È gratis e nessuno ne ha chiesto il prezzo. C'è e basta. È La Panchina. Il simbolo che ormai speriamo in tanti o in un po' conosciate, ed è il simbolo di questa nostra rivoluzione per riprenderci lo spazio pubblico e per parlare di cose pubbliche. Bentornati da Martina e Tommaso. E Tommaso, ci vuoi spiegare un po' allora come funziona per chi non ci ha mai seguito fino adesso? Sì, che cos'è concretamente la panchina? È questo web programma che portiamo avanti per la web TV di Caffè News, utilizzando il potentissimo strumento quale Skype. Facciamo delle video interviste con persone sparse qua e là per l'Italia e per il mondo per parlare appunto dello spazio pubblico e di cosa si può fare concretamente per riprenderci alcuni spazi pubblici, ma che non sono solo fisici, ma anche a volte virtuali o intellettuali. E, appunto oggi abbiamo ospite con noi Chiara Lalli. Sì, ciao Chiara, Ciao. benvenuta alla Pianchina. Grazie. Abbiamo deciso di chiamare Chiara Lalli, intanto ve la presentiamo. È una professoressa universitaria dall'Università della Sapienza a Roma, Università di Cassino, osservatrice a Bologna, però è anche una scrittrice, giornalista e bioeticista. Noi l'abbiamo chiamata oggi perché vogliamo parlare di uno dei suoi libri che si intitola C'è chi dice no, dalla leva all'aborto, come cambia l'obiezione di coscienza, e vorremmo parlare con lei proprio di questo tema che è molto pubblico, ma che ce lo siamo dimenticati, che è appunto il tema dell'aborto e dell'obiezione di coscienza. Per cominciare la prima domanda, io vorrei ricordare solamente alcuni dati che noi abbiamo trovato, e non so se ci sono dei dati più aggiornati, poi Chiara vorrà contraddirci, però i dati che noi abbiamo sono quelli del 2009, che sono stati riportati dal Ministero della Sanità l'agosto scorso, e dicono che il 70,7% del totale dei professionisti della sanità pubblica sono degli obiettori di coscienza, con dei dati che riguardano le singole regioni che non scendono mai sotto il 52%. Allora, quello che vogliamo chiedere a Chiara è: tu questi dati li conoscevi prima di scrivere il libro o li hai trovati dopo? Cioè, hai trovato un'Italia così mentre studiavi per il libro, oppure sono stati proprio questi dati a spingerti a scrivere e aver voglia di raccontare questa storia? Aggiungo per completezza, giustamente tu hai detto le percentuali non scendono mai al di sotto del 50, aggiungo che ci sono molte regioni in cui vanno oltre il 90, quindi insomma anche questo è uno spaccato abbastanza inquietante. I dati ci sono arrivata forse a metà, quando insomma ero indecisa o non ero ancora così decisa se lavorare, nel senso di scrivere un libro su questo argomento. Ero partita da una curiosità, perché io ricordavo insomma, da bambina che obiettore di coscienza era, o si chiamavano insomma obiettori di coscienza, i ragazzi che non volevano fare il servizio militare, non volevano andare a fare la leva obbligatoria, andavano in galera. Poi, via via, insomma, nel corso degli anni avevo sentito sempre più spesso usare quella stessa espressione per medici, soprattutto operatori sanitari, ma insomma medici e soprattutto ginecologi rispetto all'interruzione di gravidanza. E quindi ho avuto voglia di mettere un po' il naso in questa storia, in questo mondo dell'obiezione di coscienza. Senz'altro, quando ho cominciato insomma a lavorare un po' più specificamente sulla interruzione di gravidanza, questi dati mi hanno molto colpito, anche perché non se ne parla molto, insomma, considerando poi le conseguenze di questi dati, perché poi non dobbiamo fermarci solo al numero, che già è impressionante, sarebbe in effetti già semplice immaginare che qualunque servizio i cui responsabili sono al 70, 80, 90% esentati, si autoesentano dal garantirlo, beh, qualunque servizio non funzionerebbe granché bene. E in effetti l'interruzione di gravidanza non funziona granché bene in Italia, cioè è un servizio garantito sulla carta, ma che di fatto è molto, molto complicato, soprattutto in alcune circostanze. Ed ecco lo stupore di non leggere molto, di non ascoltare
un dibattito pubblico, a parte poi che insomma quel dibattito pubblico c'è abbastanza disastroso, quindi forse sarebbe meglio insomma il silenzio, però ecco, non se ne parla granché. Eppure nei corridoi degli ospedali le donne vivono spesso esperienze molto molto drammatiche, non tanto o non solo per la scelta, perché poi anche le interruzioni di gravidanza sono molto eterogenee, le ragioni sono molto diverse, però ecco, l'elemento comune purtroppo è che moltissime di queste donne si trovano davanti a loro un percorso estremamente complicato, una sofferenza evitabile, un carico emotivo evitabile, una difficoltà anche logistica. Faccio un solo esempio: ultimamente molti ospedali romani, siccome sono ridotti anche i giorni della settimana in cui il servizio è disponibile, che succede? Che le donne vanno alle 4 del mattino per cercare di prenotare l'intervento, perché altrimenti rischiano di aspettare un sacco di giorni, rischiano di andare oltre il termine legale e così via. Ma quindi facciamo un piccolo passo indietro. Puoi spiegarci molto brevemente o appunto toccando i punti più secondo te più importanti che cos'è questa legge 194, se esiste ancora, se appunto come dici tu, cioè se si parla di un 90% di obiettori, questa legge praticamente non esiste o non viene applicata. Ci sono appunto storie, come stavi dicendo, di persone, di donne che vengono fermate, che non possono avere il loro diritto di usufruire questa legge. Quindi, appunto, riesce a raccontarci un po' lo stato attuale del diritto all'aborto in Italia? Allora, la legge 194 è la legge che norma l'interruzione di gravidanza, una legge che risale al 1978 e che attribuisce alla donna, in alcune circostanze, la possibilità di richiedere l'interruzione di gravidanza. Diciamo che si potrebbe discutere anche di questo, ma forse lo lasciamo tra parentesi, però non è corretto dire che la legge italiana permette alla donna di chiedere un aborto, si dice insomma on demand, cioè una specie di libertà assoluta, quindi che somiglia appunto poi a delle leggi insomma in altri paesi di richiedere l'aborto. La 194 dà delle indicazioni che hanno a che fare poi entro i primi 90 giorni, quindi il primo trimestre, con delle difficoltà che possono essere di ordine psicologico, di salute e di altro genere. Dopo i 90 giorni ci sono situazioni più complesse, spesso insomma più dolorose, più emotivamente faticose, perché insomma spesso dopo 90 giorni si interrompe una gravidanza, il cosiddetto aborto terapeutico, che è un aborto tardivo, io preferisco usare questo aggettivo, perché spesso insomma segue l'interruzione una diagnosi nefasta, una diagnosi prenatale in cui vengono fuori gravissime patologie fetali, per esempio. La legge è una legge che è ancora in vigore, però per quello che dicevo prima è abbastanza svuotata, rimane sulla carta, ma in tante circostanze sembra zoppicare nella sua applicazione, quindi la garanzia di quel servizio è, come dicevo prima, è abbastanza facile capire che se 9 operatori su 10 non ci sono, gli effetti sono un po' faticosi, ecco, per usare un eufemismo. A questo bisogna aggiungere anche che di rado c'è una volontà logistica, da parte di chi, per esempio, dirige un reparto, di far sì che le donne vivano meno disagi possibili. Quindi diciamo che è una realtà estremamente complessa e che vede da un lato appunto questi numeri, quindi un allargamento sempre maggiore, sono cresciuti questi numeri enormemente negli ultimi anni, fino ad arrivare a situazioni, l'ultimo caso di cronaca risale a qualche giorno fa, il Policlinico di Napoli. Il reparto ha chiuso perché non c'è, cioè in questo momento non è più attivo, poi speriamo che non è chiuso, ma insomma non è più operativo perché non c'è nessun medico non obiettore. Ci sono molti reparti a Roma, io conosco un po' meglio la realtà di Roma perché vivo qui, ma insomma ci sono molti reparti in cui per esempio c'è soltanto un medico o due non obiettore, ed è chiaro che quando
il medico 2 vanno in ferie o vanno in malattia, perché insomma anche i medici ogni tanto si ammalano, di nuovo i servizi sono sospesi. Quindi a questa situazione, diciamo, di incredibile allargamento, in qualche caso anche un po' un allargamento disinvolto dell'obiezione di coscienza, si aggiunge anche un po' insomma, un disinteresse generale e una non volontà, perché poi insomma, sappiamo che l'aborto insomma, è uno dei temi moralmente più scottanti, più controversi. Però a me viene sempre da dire, esiste una legge sulla carta, questo servizio deve essere garantito, perché nessuno fa nulla per garantirlo. Certo, un altro punto interessante è il fatto che quando si parla di obiezione di coscienza si pensa subito all'aborto, ma c'è un altro punto che non viene discusso, che riguarda invece la pillola del giorno dopo. Se a partire da gennaio ci sono stati, abbiamo seguito sul sito di Loredana Lipperini, giornalista e scrittrice, la denuncia, tante storie di denuncia che riguardano sia il fatto che non si riesca ad abortire molto spesso, ma anche il fatto che non si riesca proprio a ottenere la pillola del giorno dopo. Esiste anche un'iniziativa, che l'iniziativa dell'associazione Luca Coscioni, che è quella di denunciare i medici o i farmacisti che non vogliono rilasciare questo farmaco. Allora chiedo a te, che hai parlato molto anche a proposito di questo, hai scritto tanto, chiarisci un po', è un anticoncezionale d'emergenza o è un farmaco abortivo? E perché c'è qualcuno che può permettersi di rifiutarsi di prescrivere questo farmaco? Allora, gli ultimi studi, le ultime ricerche confermano, anche un po' in modo noioso, perché insomma è l'ennesimo studio che esce, conferma appunto che il potere, l'effetto della cosiddetta pillola del giorno dopo è un effetto contraccettivo e non abortivo. L'hanno passato le due società italiane, la SICK e la SMIC, hanno fatto un position paper proprio su questo argomento, dicendo per l'ennesima volta, guardate, informatevi, è necessario prima conoscere ciò di cui si parla. Questo è un elemento insomma che sembra ovvio, ma invece va sottolineato ogni volta. E in questo position paper si richiama anche, tra l'altro, quello che dice l'OMS e altri studi in merito. Si sottolinea appunto per l'ennesima volta che il potere, l'effetto è contraccettivo e non abortivo. Questo dovrebbe avere una serie di implicazioni, prima fra tutte appunto la non analogia rispetto alla 194, perché la 194 parla di interruzione di gravidanza, qui parliamo di contraccezione, e quindi per rispondere alla tua domanda, in realtà non ci sarebbe nessuna ragione per invocare l'obiezione di coscienza. Ribadiamo, sottolineiamo ancora una volta che è illegale, non c'è nessuna legge che permette di fare obiezione rispetto alla contraccezione non o d'emergenza, quindi contraccezione diciamo tradizionale, insomma come la vogliamo chiamare, la pillola anticoncezionale o la IUD, il preservativo, e la contraccezione cosiddetta d'emergenza. Quindi chi fa ricorso, chi invoca l'obiezione di coscienza, medico o farmacista che sia, sta facendo qualcosa che va oltre la legge, cioè non è protetto dalla legge. Spesso lo si ignora, insomma, neanche chi chiede sa, e quindi ecco, è anche bene sottolineare sia che non c'è un effetto abortivo, sia che proprio anche in virtù di questo si può pretendere di avere, soprattutto quando si va con una ricetta in farmacia. Si può davvero pretendere dalla farmacia di ottenere quel farmaco, e lo si può fare anche chiamando, insomma, denunciando, chiamando le forze dell'ordine. Io mi rendo conto che è sgradevole, mi rendo conto anche che quando si ha una difficoltà, un problema, sarebbe di gran lunga preferibile risolverlo e non pensarci più, invece di entrare magari in un meandro burocratico di denuncia, però credo anche che a un certo punto, se non siamo noi a difenderci, è anche un po' lagnoso stare sempre a, insomma, pretendere che qualcun altro ci difenda. La realtà è diversa da così, e quindi forse a un certo punto bisogna cominciare a difendersi, insomma, cercando appunto di ottenere informazioni e dopodiché comportandosi di conseguenza. Certo. Allora, Tommaso, per chiudere. Sì, per chiudere,
Noi abbiamo una specie di gioco che facciamo tutte le volte con i nostri ospiti, che si chiama Fallo per me. È un gioco in cui appunto chiediamo a te quale sarebbe un'azione che tu vorresti chiedere che il tuo vicino facesse per te, qualcosa, un'azione concreta, un'azione civile, un'azione che secondo te potrebbe servire a migliorare le cose, qualsiasi cosa. C'è chi ci ha suggerito di boicottare le borsine della spesa, c'è chi ci ha suggerito, insomma, cose del genere, cose che possono andare da un fatto molto semplice a chiedere di rispettare le leggi, come ci aveva chiesto Lucio Belloni del Comitato Acqua di Arezzo. Quindi, qual è il fallo per me di Chiara Lalli? A parte, mi collego a quello che ho appena detto, insomma, cioè difendere i propri diritti, che poi sono i diritti di tutti, e quindi mi verrebbe da dire la prima azione è non fidarsi o fidarsi raramente, insomma, di quello che leggiamo e ascoltiamo, andare sempre a cercare la fonte e mantenere sempre insomma, un po' di scetticismo che può far solo bene, perché leggiamo e ascoltiamo talmente tante idiozie che, ecco, mantenere un po' di dubbio e andare a verificare, per esempio, quando ci raccontano, penso, insomma, ai media, ci raccontano di studi, ricerche, e magari vengono nominate le fonti originali, ecco, perdiamo un po' di tempo e andiamoci a leggere la fonte originaria, perché spesso scopriamo che, insomma, quello che ci viene raccontato è veramente tutt'altro, quindi diventa poi, rischia di diventare veramente un colloquio tra sordi impazziti, insomma, non si capisce più nulla. Va bene, ti ringraziamo molto, grazie Voi. per averci seguito. Vi ricordiamo che potete fare osservazioni, proporci ospiti o criticare qualsiasi cosa all'indirizzo redazione chiocciolacaffenews.it e alla prossima. Grazie a tutti per l'ascolto. Ciao Chiara. Ciao.